domanda che farò anche al Pregliasco. Volete rispondere tutte e due? Noi, come diceva Salvini, fino a pochi giorni fa non si parlava, non si conosceva, si viveva in modo molto diverso. Oggi c'è un'epidemia, tutti ne parlano, telegiornali, il Premier Conte tra poco arriverà e parleremo anche con lui. Questa velocità è dettata dal fatto, perché sono rimasto un attimo quando ho sentito Mentana che diceva in Italia 4.000 tamponi, in Francia 400. Esatto. E ho detto, allora non vorrei che noi facessimo un lavoro diverso rispetto ad altre nazioni? Noi abbiamo fin da subito fatto un lavoro diverso rispetto ad altre nazioni, che ne dica Salvini, da subito abbiamo avuto dei livelli più alti rispetto alle altre nazioni. Da quando vi è stata di controllo. Ma questo è controllo. Sì, sì, no, attenzione, fare i tamponi significa fare un controllo, ed è un controllo esteso, molto più esteso di quello fatto in altre nazioni. Ora è evidente che abbiamo più casi, abbiamo fatto più tamponi, più positivi. È pur vero che abbiamo anche dei casi sintomatici che sono di più, ma vede, quello è possibile ovunque. La Germania ne ha avuto un certo numero, la Francia ne ha avuto. È questione di tempo. È questione di tempo, cioè le faccio un esempio. Se io ho dei sintomi, adesso io non posso dire che ho dei sintomi, altrimenti mi mettono in quarantena perché sono tornato da Wuhan, visto che la Berlini già voleva farlo, però diciamo io vivo in quell'area. Anche Renzi è tornato dalla Cina. Sì, allora, diciamo io ho dei sintomi. Ho dei sintomi, trascuro i sintomi perché sono nel picco influenzale, non sono stato in Cina, quindi sono già una seconda generazione di infezione, non so dove posso essermela presa, magari in un pub dove vicino a me c'era qualcuno che era tornato. Penso che l'influenza, siamo nel picco stagionale dell'influenza, o meglio, siamo sì. 600-700 mila persone a settimana. Inganno. Io sto 4 giorni, prendo l'aspirina, prendo la tachipirina, poi vedo che non guarisco dopo 4-5 giorni, ma intanto continuo a lavorare perché sono 38enne, libero professionista e ho tanta voglia di vivere e di fare. È il caso del ragazzo. Quanta gente contagio? Ed ecco che in cinque giorni tu hai contagiato un discreto numero di persone. Riesco, però fa impressione, no? Fino a pochi giorni fa